Una domenica sui pattini a Treviso, put e interno mura trasformati in piste per il Roller Day, la manifestazione organizzata dalla Federazione Hockey e Pattinaggio e dalle associazioni sportive trevigiane che ha unito maratona e stile libero. Vincitori della maratona due fratelli di San Benedetto del Tronto, Riccardo e Marta Bugari, appassionati di pattinaggio fin da bambini grazie al papà. È andata bene, è stata una bella gara, veloce, combattuta. È stato bello tornare a vincere. È uno sport molto impegnativo perché comunque ci si allena tutti i giorni, quindi riuscire poi ad avere qualche risultato è bello. Ad altri non è andata altrettanto bene. Malino. Perché? Mi sono staccato subito, però vabbè, la prima gara. La corsa sommato sì, tutto bene, dai. La 21 km, metà maratona. Da dove vieni, dove sei? Sono di Pordenone. Io ho iniziato da piccolissima, 5 anni, con mia sorella che era un po' più grande, ho provato, subito mi è piaciuto. Ho riniziato a pattinare all'età di 50 anni, avevo smesso a 17 anni, poi ho ripreso a 50 anni e ne ho 64 e non ho smesso mai. Pattinare in centro senza rischiare multe e con tanto di tifosi. Anche il pubblico vi ha dato una mano? Sì, tutte le case là che urlavano, le persone che incitavano, anche che non conoscevamo perché persone del posto. È bello perché non è fuori di un centro, c'è tanta gente che ti guarda, che ti applaude, quindi è molto toccante. Lungo il circuito c'era parecchia gente, quindi è stata anche per noi una novità perché non conoscevamo la risposta della cittadinanza, ma in questo ci ha aiutato perché ha dato anche calore ai partecipanti e quindi si sono sentiti veramente anche importanti anche loro in questa avventura.